una recente intervista concessa al Corriere della Sera, il nuovo conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino è tornato a parlare del presunto flirt con Alessia Marcuzzi, continuando a smentire di aver avuto una relazione con lei. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni risalenti al periodo in cui la conduttrice Rai era al timone dell'Isola dei Famosi. Stefano De Martino, emergono nuovi dettagli sul flirt clandestino con Alessia Marcuzzi. Sembrerebbe che la verità su uno dei flirt più chiacchierati della storia di casa Rai non si scoprirà mai. In molti si chiedono se Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi abbiano avuto una relazione clandestina quando erano entrambi ancora sposati. Una risposta ufficiale a questo quesito probabilmente non ci sarà mai, almeno da parte dei diretti interessati che sembrano non voler ammettere la verità. Il conduttore di Affari Tuoi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, ma non ha risposto direttamente alla menzione relativa alla collega Alessia Marcuzzi. Ogni mese ce n'è una nuova. Però è vero che mi piace frequentare persone più grandi, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni, si è limitato a rispondere. In molti ricorderanno come, però, l'ex moglie del conduttore Belén Rodríguez lo scorso anno rispose a un commento di un suo fan su Instagram in merito al presunto flirt tra De Martino e la Marcuzzi, confermando la loro relazione. L'esperto di gossip Gabriele Parpiglia è tornato a parlare del presunto flirt in onda a Studio 100 e ha svelato dei nuovi dettagli di cui non aveva mai parlato prima. Ora vi racconto una cosa che non avevo mai detto prima, una cosa esclusiva. Una sera a un compleanno di un'amica comune, lei, Alessia Marcuzzi, mi ha fermato e si è arrabbiata. Però quella notizia era stata data da molti. Lei si è arrabbiata e ha detto, se siamo amici. Comunque aveva smentito. Ora, De Martino, quando gli hanno chiesto sul Corriere proprio dell'amore che gli hanno attribuito con lei, e lui ha risposto, ogni mese ce n'è una nuova. Però è vero che mi piace frequentare persone più grandi, questa è una non risposta, è un girare intorno alla domanda. Il giornalista ha sottolineato come, se una persona volesse smentire un gossip, potrebbe semplicemente dire, no, non è vero. La verità è una, non c'erano le foto e non essendoci gli scatti una notizia ti può sembrare meno vera. Ma dopo tutti i dettagli è arrivata la conferma di Belén, e vale più di una paparazzata, ha ricordato Gabriele Parpiglia. Inoltre l'esperto di gossip ha ricordato come nel 2018 Alessia Marcuzzi era al timone dell'Isola dei Famosi e Stefano il suo inviato. Se era una coppia inaspettata? No, ai tempi lei conduceva l'isola e lui era inviato e già si stuzzicavano. Io ero autore del programma.